funziona qui. Io come funziona? Ho capito la. In parte glielo faccio vedere, nel senso che adesso noi usciremo dal locale, faremo pochi scalini, ve lo prometto, e ci avvicineremo dove c'è questa piccola cascata. Lì ci sono delle vasche di carico. Noi quello, io adesso ve lo spiegherò solamente quando siamo lì, altrimenti da lì si vede al corso del fiume, lo si sposta dall'alveo e lo si fa passare esattamente qui sotto. A quel punto l'arco mi aziona la turbina, azionandomi la turbina, esattamente, ci troviamo al mulino di Villalago, mulino posto, come avete visto, al di sotto del paese, non di sopra il paese. Perché? Perché avete già visto scendendo, sicuramente si sente anche un rumore dell'acqua, poi la vedremo da più vicino. Quello che voi sentite è una cascatella che nasce poco sotto le sorgenti del Sagittario. Perché quindi il mulino è stato posto qui? Per poter utilizzare una fonte idrica, un'energia quindi rinnovabile, per poter macinare a ciclo continuo, cosa che non si può fare con gli animali. Perché l'animale, ora che è fresco, riesce ad imprimere un determinato ritmo della macinazione, dopodiché ovviamente si stanca, deve fermarsi, sia con gli animali che fanno le sostituzioni, altrimenti ci si arresta del tutto, e quindi dal punto di vista quantitativo e produttivo non è minimamente paragonabile a quello che può essere invece lo sfrutto di un'energia idrica. Per questo non nasce qui e nasce parallelamente, sostanzialmente alla nascita stessa di Villalago. Villalago, dicevo stamattina, nasce tra la 2010, il mulino all'incirca entro i 50 anni successivi, ed è un mulino che lavorò ininterrottamente fino al 1960, quindi parliamo di 900 anni circa di storia continuativa. L'ultimo mugnaio è stato il signor Domenico Grossi. Perché l'ultimo? Perché anni 60, boom economico, e quindi accade anche qui quello che accadeva poi in tutta Italia: si iniziano ad abbandonare quelli che oggi chiamiamo gli antichi mestieri, la gente inizia ad andare alla posta, alla ferrovia, all'aereo, in posto fisso, e quindi si vanno ad abbandonare appunto le varie tradizioni. Vengono alcune battenti, che volendo si possedeva, si chiudono i battenti appunto del mulino fino all'anno 2005, che è l'anno in cui vengono ultimati i lavori di restauro. Passano però 45 anni nel mezzo, siamo circondati dalla natura, quindi potete immaginare come la natura abbia ripreso i suoi spazi. Era rimasta la città muraria, per lì la cultura, la politica. È stato necessariamente tutto ricostruito, tranne le immagini che voi potete vedere, sono fatte in pietra, la pietra risulta millenni, vogliamo 50 anni. Lei precisamente del 1900, è nell'ultima macchina che ha lavorato con il signor Domenico e chi prima di lui. Lei, o meglio dire loro, invece, sono molto più antiche. Vengono collocate tra la fine del 1100 e l'inizio del 1200. Sono orientativamente terza, quarta macina che in ordine di tempo hanno lavorato dall'inizio, quindi sono tra le prime macine. Tra l'altro qui le abbiamo messe in maniera da creare uno spaccato che è anche utile per poter poi spiegare come si costruiscono delle macine. Ovviamente in pietra, quindi resiste. E questo a differenza del legno, invece, questa che voi vedete è una turbina che è posta al di sotto delle macine. Le turbine sono realizzate in legno, pensiamo a 1000 anni fa, non esistevano neanche i trattamenti del legno. Soggette a una forza continua dell'acqua, si rovinano, si bagnano. E questo significava che ogni 2-3 anni massimo bisognava rifare tutto il procedimento da capo, e quindi era un lavoro continuo, a differenza delle macine invece che duravano 50-60 anni, duravano molto più a lungo.
Dopodiché si usavano anche loro per l'attrito comunque che veniva generato, quindi vi era una manutenzione inferiore in un certo senso, meno male, perché come adesso vedremo è molto più complessa da realizzare rispetto a una turbina. La turbina infatti è data da un insieme di pale, questa è una, andiamo a vedere, tutte uguali, concave, così l'acqua può sospingerle meglio. Queste pale vengono inserite in un tronco centrale. All'interno di questo tronco se ne inserisce uno più piccolo. Questi sono dei perni per bloccare il sistema uno dentro l'altro. Il tutto termina con quella componente trasversale a T, quella T che si vede là sopra. Quello lì è lo spargigrano. Cosa serve? Quando l'arco fa azionare la turbina, girando la turbina ruota anche lo spargigrano. Ruotando lo spargigrano, come dice il nome stesso, permette di spargere il grano verso l'esterno, che quindi man mano viene macinato fino a poter uscire come farina. Ma non è l'unica funzione, perché voi avete visto nel piccolo mulino oggi Patrizia che girava una macina. In quel caso era elettrica, esattamente. Qui abbiamo il discorso dell'acqua, ma come fa a funzionare, come fa a girare quella macina? Perché la macina superiore, che adesso infatti mi rompo in realtà sono due, la macina superiore è posta sopra lo spargigrano, è semplicemente poggiata. Quindi ruotando lo spargigrano permette anche alla macina stessa di girare. Quella inferiore invece rimane ferma perché è posta sotto lo spargigrano. Posso girare le altre? La macina superiore è posta qui, la macina inferiore è posta qui, qui sotto, in questa testa. Solo quella superiore gira, quella inferiore rimane ferma. Quindi con il movimento. Il grano proviene dall'alto, qui è un contenitore a forma di imbuto che si chiama tranoggia. Qui sopra si vede il grano cala attraverso questa canaletta, entra all'interno della macina che è forata, infatti se voi vedete presenta un foro al centro, ed entra qui all'interno. Qui all'interno viene appunto macinato per attrito, fino a poter uscire da questa bocchetta e raffigurarsi questo farinaio. Quindi immagina la parte interna, inferiore. Qui sotto, quella che voi vedete è la macina superiore. La se io togliessi questo legno, c'è la macina inferiore. È mossa dall'acqua. Solo quella superiore. Al di sotto c'è la turbina. La turbina, l'acqua mi muove la turbina. Muovendomi la turbina si muove la macina superiore. Cioè quella è la parte più sotto. Il piano sotto di me. Sotto di me c'è come se ci fosse un piano. Ma la facciamo vedere quella? È chiusa con l'occhietto e non abbiamo le chiavi, quindi non è visitabile. Possiamo invece visitare le maschere di carico, quello sì. Secondo voi, questa macina qui, quanto pesa? Uno che... 16 tonnellate. 16 tonnellate. È ciò che ha detto Raffaele. È vero. Non lo so, vediamo. Secondo voi. No, non abbiate paura, sparate. 10 quintali. Il doppio di più. No, perché non è poco. Vi fate ingannare. Nessuno si vuole buttare. Quanto hai detto tu? 10 quintali. Bravo, io ho detto 16 tonnellate. Ci ho messo una decina di mulini, ci ho messo. L'inferiore pesa di meno, pesa 600. Questo però crea dei problemi. Vi dicevo che quando bisognava rifare la macina stessa bisogna rimuoverla.
ma anche quando bisogna rifare la turbina, bisogna rimuoverle. Periodo di crisi, che io avevo 6-7 anni, era di crisi economica, e mio padre prendeva con questi pacchi di farina enorme, questi tucconi di lievito, e mamma mi metteva lì a ciafugliare. Soltanto che io ho iniziato a fare un pane eccezionale. E così sono ormai un po' così famosa fra gli amici, che è Patrizia Pane e Pizza. E mi è rimasta questa passione. E quando nacque la mia prima figlia, Alice, che ha 25 anni, trovai in un negozietto di Roma che aveva tutte cose naturali, il mulino. Per cui questo mulino all'età di mia figlia, 25 anni. Ma no, sembra nuovissimo. Sì. Perché io ho sempre detto, se c'è una fettina di pane buono per le figlie, per me stanno a posto. E sono sempre andata a trovare dei grani buoni. Comunque io avevo già casa qui, per cui il grano buono non mi era difficile reperirlo. E così ho sempre fatto, dentro casa mia c'è sempre stato il lievito madre e quando serviva impastare qualcosa era una cosa facile. Non ho mai comprato un dolce, una cosa, ho sempre fatto i ciambelloni e le due, cioè due figlie, da piccolina, come ricorderò sempre, una a 5 anni, una a 3 anni, io mettevo sull'acqua della pasta e loro facevano la fettuccina. Per cui siamo cresciuti così, casa mia è sempre stata piena di bambini e io andavo a fare tutto a mano questi laboratori nelle scuole. Ho avuto fino a 150 bambini a fare gli scopi. È proprio una passione, perché assistere al processo di trasformazione è un pochino il pane per me, la metafora di vita. Quindi Patrizia, scusa, ma qualche titolo di studio, la passione. Così come il telaio è passione, così il pane, la farina, queste cose è passione. Così come coltivare la terra, io mi sono trovata a fare degli orti incredibili. Dicevano, ma chi ti ha insegnato, che hai fatto? Boh, io iniziavo a mettere esempio. E poi impari. Sai l'amore? Ma cosa aveva passione? Sei riuscita a fare una farina. Poi se c'è la passione diventi pure questo auto. Questo è farro, questo cioè, che qui è farro. Questo è informando, ci manca la... Io vi chiedo un attimo di toccare il grano così che voi conoscerete perché siete... È pieno, toccatelo, toccatelo tranquilli, tanto pure è ma quello grano. È farro normale, vero? Quello è farro. Perché avere il farro integrale, no? Questo è. C'hai la pasta che è la metà, mi sembra. La metà cosa? E qua mi sa che la metà. No. Una cosa che io faccio sempre, mi vedrete sempre, quando faccio qualsiasi cosa è toccare. È proprio. Mi piace ed è importante perché risvegliare tutta la parte sensoriale legata soprattutto alle mani, andiamo a risvegliare delle aree del cervello importanti che oggi si stanno assopendo, si stanno addormentando del tutto, perché usiamo tramite l'emoji, sui pollici, gli
10, sì, sì, usare tutta la mano insieme in un atto, in un processo creativo completo, è qualcosa che non si fa più. Si fa molto molto poco, per cui facciamo delle cose ma facciamo tutti micro pezzetti e non sappiamo che, cioè, da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Per cui fare queste cose è stra importante, per tutti, lo dico, dall'anno in poi è qualcosa che, come dire, ci fa stare bene. Sentiremo come inizia, quando esce dal mulino. Chi è che lo vuole venire a mettere? Mettetelo voi, dai, vieni a mettere Tenderano. Io l'ho fatto qualche milione di volte. Sempre col lievito madre? Sì. Brava Maria, brava. 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 E tu ancora? Come volete voi? Brava. Adesso prende la farina. La farina, sì. Eccola. Vedi? Brava, brava, brava Maria. Mia mamma. Vedi? Ma c'è un modo, no? Lo vedi, quando si è abituati a fare queste cose è la passione proprio, no? Che viene. Mia mamma mi diceva, ma arriva, ma piano su touch. Prego. E vai. Dai, su, pure tu. Faccio, me prendo la moglie, sono l'uomo, sono più così. Dai, 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 dici, pure l'uomo lo fa. Dai, dai. Fa il pane. Tu sei bravo. La panificazione, bravissimo Gabriele. Vediamo un po' Gabriele. Guarda Gabriele, bravo Gabriele. No, ma come bravo. Assunto. Bravo. Cioè, mi meraviglia di voi che avete dubbi. Vedi. Hai capito? Guarda, guarda come. Ma è bravo. Farà anche il tramaso della crusca. Che tecnica. Ecco, bello, perfetta. Cioè, sembrano cose banali, ma in realtà è tutto un bravo, sistema. Bravo, bravo. Mi arrendo.